non posso non parlare di queste giornate della Madonna di Lourdes, del malato, e dirvi quello che sono stato a fare stamattina con semplicità, coraggio e umiltà a detto e scelto. La notizia delle dimissioni di Benedetto XVI della sede di Pietro mi è arrivata assolutamente inaspettata. In verità, l'età del Papa, ormai 86enne, il prossimo 16 aprile, aveva già superato quella del suo predecessore, il beato Giovanni Paolo II, e non mancavano segnali di stanchezza e di fatica in questi ultimi mesi. Ma nulla lasciava presagire questo suo annuncio, le dimissioni. Di fronte all'avanzare degli anni e dei disagi, la scelta che si presentava era duplice: o proseguire il ministero affrontando tutti i momenti della decadenza fisica, come aveva fatto con grande coraggio e umiltà Giovanni Paolo II, oppure privilegiare l'efficienza e una gravosissima responsabilità, quello del papato, dichiarando con non meno coraggio e umiltà le proprie dimissioni. Caro Wojtyła, scegliendo di andare avanti, ci lasciò un'altissima testimonianza di fede e di serenità, vivendo la malattia con esempio commovente fino all'ultimo respiro. Josef Ratzinger ha preferito ritirarsi in disparte mentre è ancora pienamente lucido, dopo aver guidato la Chiesa con un magistero di indiscussa sapienza teologica e pastorale, per affidare il timone della barca di Pietro ad altre mani più pronte e più giovani. In un silenzio povero di parole ma carico di affetto e di gratitudine, mi sento in queste ore profondamente commosso e non riesco a fare altro che pregare. Nella mattinata del 28 febbraio dovevo essere in udienza dal Santo Padre per la visita di ogni vescovo a lui ogni 5 anni. Forse l'incontro avverrà diversamente, ma certamente sarà un abbraccio spirituale, affettuoso. Adesso, carissimi, invito tutti a pregare il Signore per Benedetto XVI, il Papa dallo sguardo dolce e semplice, dal temperamento riservato e quasi timido, dalla sapienza indiscussa, dal cuore grande per il Signore e per la Santa Chiesa. Grazie, caro Papa Benedetto, ti vogliamo ancora molto bene.